non giro più senza un mollettone e me ne frego anche abbastanza quando mi dicono no, mio Dio tesoro, ma davvero ti sei messo il mollettone? Sì, e me ne vanto. Credo che farò una campagna elettorale tutta sul... Ciao Vogue, sono Ambra e questo è In The Bag. Secondo, diciamo, la normalità, ammesso che esista davvero, uno c'ha una borsa, fine. Ecco, io invece ho sempre bisogno di una seconda borsa. Questa sarei io come mi immagino, però poi questa è la verità. Ah, nota a margine, ma non è un dettaglio a parte, lui è il mio uomo ideale, ecco perché sono single. La mia gente entra una volta in camerino e mi dice, usa questo. E io penso, boh, sarà uno stick per le labbra, qualcosa, invece si usa così. Ed è alla lavanda. Il respiro cambia e tu in quel momento ispiri ed espiri in un altro modo rispetto alla vita precedente, ecco. Quindi diventi gentile. Questo qua, io vado spesso in treno e in aereo. In aereo ho paura, in treno sono semplicemente ansiosa nell'arrivare alla meta. E allora che faccio? Spruzzo la stessa sostanza sul sedile. Genera quella specie di pace, come se liberasse di nuovo il respiro e tu ti addormenti e non disturbi nessuno. Questo è proprio l'estremo, quando proprio non funziona né questo né quello, allora parti di roll. Volendo, se hai un passeggero particolarmente disponibile, lo fai anche a lui. E spesso si diventa amici per sempre. Dopo aver pensato al dentro e al respiro e aver generato tutti questi cerchi concentrici che si allargano intorno come quando butti il sasso nel mare, quindi tu hai generato un bel paesello di gente serena intorno a te, almeno una carrozza di treno tutta, non basta, allora che fai? Cominci a sfregare il quarzo rosa. Smetti lì, perché le pietre, se ci credi, hanno un po' la stessa funzione e in più occupano le manine quando prudono davvero tanto, per cui qualcuno è stato davvero molto sgradevole con te. Ecco, nelle notti di luna piena vanno messe fuori perché si ricaricano. Questo me l'ha regalato Sarah Ilmaz tantissimi anni fa durante Saturno Contro. È un amuleto, scaccia gli occhiacci. Nonostante questi anni durissimi, non si è mai rotto, quindi vuol dire che sta funzionando. È il mio terzo occhio, non ce l'avevo, me l'hanno regalato. E io non uso nessun portafoglio, non mi piace. E allora che cosa succede? Questo. Cioè che c'è una simpatica pesca, tipo quella delle giostre, e cerchi di fare i conti come da bambina. Mi ricorda molto la questione di mia nonna, e forse è per quello che sono legata a questa tradizione. Perché poi quando io il maglialino lo riempivo, mia nonna mi faceva fare i rotolini, tipo 10 da 50 lire, 10 da 100, e poi mi davano il soldo sano in cambio di tutti questi spicciolini. Quindi quando vedo sta cosa penso a nonna e penso ai rotolini di carta con su scritto sopra la somma per avere in cambio il famoso soldone di carta, che poi soldone, cioè, non arrivavo credo neanche a 1000 lire, però molto felice. Delle cose fondamentali per me nella vita, nel mondo, sui set, per piangere, per ridere, per vivere, è la musica. Adesso sono super moderne, a me piacciono quelle col filo, quelle gigantesche, però mi rendo conto che quando viaggi in aereo così è un po' complesso, però normalmente non uso questa cosa un po' da questa figaggine così scicchettona, però diciamo che adesso va bene così. E anche quel lato un po' che c'ho patetico, che esagera tutto, cioè basta mettere queste e io sono in una telenovela argentina, sono Topazio, cerco Gianluigi e ho una situazione tremenda a casa e vivo in una caverna e tutto diventa spudorato, cioè overacting, e quella cosa di me mi diverte. Poi lo so che è una cosa sgradevole per alcuni e per altri si dice assolutamente no, Dio amore non ti mettere il mollettone. Ma il mollettone è la storia, cioè io sono nata alla fine degli anni 70, quindi diciamo anni 80 dai.
Ed era una cosa fighissima invece, insieme alla bananona, quell'attrezzo che si legava, questo era proprio, cioè era così chic, non so, io la prima volta che sono andata in una merceria, c'erano ancora solo quelle, a comprarlo mi sono sentita la bambina più fortunata del mondo e da allora non giro più senza un mollettone e me ne frego anche abbastanza quando mi dicono no, mio Dio tesoro, ma davvero ti sei messo il mollettone? Sì, e me ne vanto, credo che farò una campagna elettorale tutta sul... Faccio una cosa brutta e bella anche, faccio così, vediamo cosa cade, fate tutto fermo qua, bravi. Sono una maniaca dell'igiene, a casa come in qualsiasi luogo, quindi dovunque mi sarò seduta o in qualsiasi camerino del teatro mi avranno vista passare, lo troveranno molto più pulito di come l'ho trovato io. Quando non posso portare i detersivi, perché spesso porto una busta a parte in tournée con tutti i detersivi giganti, spugne, guanti, e faccio tutto da sola perché non mi piace rompere le scatole a nessuno, porto questo, che è un oggettino facile facile, cioè serve per igienizzare ogni tipo di superficie. Quindi, paura, segnalatemi. Sui set succede che spesso devi parlare molto vicino, cioè tu debba parlare molto vicino a una persona che conosci meno, di più la stai conoscendo, o addirittura parte il bacio. E di solito questo succede, non si sa perché, sempre il primo giorno di set. O si fa l'amore o ci si bacia. E allora che si fa? Ci si porta sempre un piccolissimo spazzolino con un minuscolo dentifricio, perché in qualsiasi luogo, situazione o mondo uno va lì e si lava i denti. E poi, non contenti di questo, si danno pure due o tre spruzzate di questo spray orale che, diciamo, profuma l'alito e anche ancora una volta igienizza tutto quello che bisogna igienizzare, come se uno si spruzzasse del colluttorio. E per quegli eventi così un po' di vanità femminile, visto che secondo me c'è poco di questo, ma io non sono molto vanitosa, c'è l'immancabile stick labbra che uso da tutta la vita, che è sempre questo, da sempre, per sempre, se non lo trovo lo vado a cercare, se non lo vado a cercare io va qualcun altro per me, parenti, amici sono tutti allertati, lui è l'unico che può funzionare davvero per quello che mi riguarda. E poi... confesso una cosa molto imbarazzante, non l'avrei voluta fare, ma lo farò. Mi crescono tanto le cuticole, ma tipo come i peli, e quindi devo per forza usare questo. Poi sui set ci vai, devi essere riposata. Non ho più 20 anni, ne ho 45 e ho scoperto questi. Non so, forse non funzionano, però funzionano tanto dentro, cioè ti svoltano il problema e quindi da quel momento in poi ti convinci di avere scaricato l'applicazione giusta, cioè improvvisamente filtro bellezza. Poi non è vero, lo vedi solo tu, tipo i vestiti nuovi dell'imperatore. In realtà sei cessa come prima, però nella tua testa ti hanno fatto il vestito fighissimo. Questi, i patch, guai. Poi come segno di protesta, ma anche di quanto io sia felice di aiutare il prossimo, porto sempre un assorbente. Anche in scena, a teatro, ho deciso di metterlo nella borsa della mia protagonista. E poi è la classica frase che una volta, una domanda, diciamo, che ho dovuto porre io perché ero in una situazione davvero imbarazzante. Qualcuno ha un assorbente e una ha detto sì, ecco, io lo porto sempre. E ho pensato, bella, cioè è un gesto di grande civiltà e quindi lo porto sempre. Così potete immaginare, insomma, quante persone vi capiterà di aiutare se... vi ricorderete di mettere sempre un assorbente dentro la vostra borsa. Una cosa importante per me è questa, avere sempre un taccuino dietro, perché non riesco né a leggere né a scrivere né sul cellulare né sul computer, è una cosa che mi disturba. Sono nata leggendo sulla carta anche i progetti di lavoro, per cui non riesco a capire l'importanza se non ho davvero la mia fatica tra le mani, ecco. E poi c'ho anche degli esercizi di lingue che ogni tanto frequento, tipo spagnolo, francese, cioè quando mi va di rinfrescarmi un po' la testa faccio anche quegli esercizietti tipo proprio scuole elementari, the pen is on the table, quelle robe lì. È tutto qua dentro. Vabbè, immancabile, credo, per ogni genitore, anche un po'... mi piace di essere banale in questa cosa, come madre proprio. Credo che la banalità sia la salvezza di un genitore. Ti porti la foto con te, perché chiunque verrà ammorbato da... guarda i miei figli, come sono cresciuti, sono grandi. Non sembro sua madre, vero? Fai tutte quelle cose lì. Sono bellissimi, tra l'altro, e sembro sua sorella, vero? I
i miei figli non sono solo nella foto, ma sono anche in tutto quello che le loro manine, negli anni crescendo, diventando adesso delle manone, sono riuscite a propormi. Questo l'ho fatto Yolanda. Era piccola, si è messa a casa, e siccome aveva capito che mi piacevano i cactus, compravo dei minuscoli, sempre piccoli, cactus in giro per casa, ha deciso di regalarmi uno fatto da lei e dicendomi: questo ti porterà fortuna perché ha la mia faccia attaccata su una pianta che ti piace tanto. È una pianta che mi rappresenta parecchio perché in teoria non ha bisogno di molto, resta in piedi, c'ha anche le sue spinette, però secondo me è per chi la tocca male, quindi chi è capace a tenerla bene, anzi è molto significativa. Questo è di Leonardo, quindi l'altro figlio, quello più piccolo. L'idea era un lavoretto di quando era piccolino, appunto, di far contenta la mamma per una festa della mamma, diciamo far fiorire qualcosa su un materiale che di solito viene usato per altri motivi, ecco, ammorbidire qualcosa che potesse sembrare troppo rigido, troppo freddo, ecco, no, la pietra. Questo invece è un regalo a due. Li ho costretti a vedere molti dei cartoni animati della mia infanzia, tra questi c'erano gli snorchi, che uno dice: ma che roba erano? Cioè, che cosa stavo guardando? Pesci no. Piccoli umani no, erano quelle forme di vita incredibili che però ti riguardavano i sentimenti, che non hanno una forma, o meglio, per ognuno di noi potrebbero averne una. Non sono molto compresa forse a livello sentimentale, perché per me l'amore è a forma di lei. Questo è un regalo molto bello che mi ha commosso tantissimo. Nei miei, diciamo, 40 anni, Yolanda si adopera e crea una specie di giostrina di mamma e figlia che si sono scambiate un po' di esperienze e che si amano molto. Vabbè, dai, basta. Viaggio, per ogni cosa che condividi, per ogni pezzo vero di te che ci metti, no? Speri sempre di essere compresa o anche un po' amata. Ciao Vogue, per vedere altri video cliccate qui.